finite le forme, possiamo passare al colore. Poi qui dopo risolverò successivamente. Allora, qua sotto c'ho da dare ombra. Qua peraltro è una cosa, una forma che non ho minimamente capito. Ok, qui c'ho da dare conto di questa forma che fa così e quindi mo me la segno. Ecco qua. Qui questa in realtà arriva così. Ok. E quindi qui parte un'ombra. E sfuma. Qua sotto questo lo posso già impostare un po' di più e qui c'ho ombra. Qua sotto, boh, rimettiamo un angoletto scuro. Poi qua dietro c'ho un piccolo angoletto scuro e un tono smorzato. Tutto questo è tutto più smorzato. Adesso, allora qua dietro invece, qui c'ho della roba viola che non so che è, che fa così, boh, e però qui c'è dell'ombra e me la segno, perché tutte queste piccole ombre sono dei piccoli appunti che prendo e che mi aiutano, mi aiuteranno, spero, a orientarmi per qui. Adesso non mi ci devo appoggiare. Va così, va così e qui. Va in questo modo. Adesso, come vedete, piano piano, piano ma molto piano, la forma sta prendendo piede. Mi serve un verde. Dunque, qui mi servono almeno due verdi, una e diversi gialli. Comincerei con un verde molto brillante. Per adesso, non considero ancora i viola. I viola che stanno qua nei gialli. Per adesso lavoro intorno. Lavoro intorno, piano piano. Allora, primo verde, uso un verde marcio che si chiama Grüne de Gelbrust, Heart Green, Yellowish. Vedete, verde terra giallognolo. E comunque il numero 168. Per chi interessano questi numeri, cominciamo a impostare queste zone di verde in maniera leggera. Ok, questo verde c'ha del giallo dentro, il che mi aiuterà perché ci sono un sacco di variazioni di verde e di giallo in questo. Sempre punta a lancia, lavoro col fianco, eh? Perché
fondamentalmente sto stendendo sfumature. Il fatto di lavorare col fianco della mina e di girarla periodicamente mi farà trovare una punta molto aguzza se mi dovesse servire. Ci fermiamo qui. Domani una nuova lezione da 5 minuti. Ah, un attimo, lo sai che dal giovedì alla domenica, dalle 9:30 di sera, mi trovi su Twitch mentre dipingo e disegno e chiacchiero con chi mi viene a trovare? Trovi il link qua sotto. Vieni anche tu.